Con noi c'è Lucio De Bernardinis, presidente dell'associazione di cittadini Il Cratere che Resiste. Come mai è nata questa associazione? Quali sono i suoi scopi principali? Ma lo scopo principale del Cratere che Resiste è uno solo: evitare lo spopolamento di questo territorio. Noi ormai un anno, con un gruppo di amici, ci siamo accorti che la politica andava a rilento, le istituzioni erano assenti e che la gente in questo territorio soffriva il resistere e comunque rimanere qui, e ci siamo accorti che la gente comunque stava andando via, e quindi abbiamo ritenuto diciamo fare un appello a tutto il territorio colpito dal terremoto e al fine di verificare quelle che erano le problematiche, il perché la gente preferiva andare via. E una volta diciamo raccolte le problematiche, abbiamo provato ad unirle stiamo cercando oggi di fare proposte o comunque di interloquire con la cosiddetta governance della ricostruzione o comunque le istituzioni e le parti politiche interessate. Evidentemente la gente cercava qualcuno a cui poter raccontare i suoi problemi, visto che avete raccolto quasi 2000 iscritti praticamente. Assolutamente sì, la gente aveva proprio bisogno, perché ovviamente i problemi sono diversi e difficilmente ci si riesce a far ascoltare quando si è soli. Noi stiamo riscontrando proprio anche in questi giorni, tramite diciamo chiamando i nostri associati per verificare il perdurare delle problematiche o il nascere di nuove problematiche, e troviamo spesso e volentieri persone che hanno un gran bisogno di parlare, di sfogarsi, di dire le loro problematiche. Io mi riferisco ai miei collaboratori di telefonate lunghe anche un'ora con i nostri associati. Qual è il problema che più viene evidenziato statisticamente, se possibile? Allora, il problema più indubbiamente più grave è il problema di carattere sociale, cioè il fatto che c'è una mancanza proprio di contatto umano tra la gente, la possibilità di potersi incontrare in luoghi che si sentano propri, che appartengono a quello che è la storia del nostro territorio. Purtroppo ci mancano a tutti, e quindi la gente ha voglia di evasione, ecco, ha voglia a volte di trova stupende città a noi vicine che non hanno nulla di particolare, però il fatto di poter fare una passeggiata per lo shopping, oppure andare al teatro, al cinema, o incontrarsi con gli amici per un aperitivo in un luogo che ha tutte le aspettative che deve avere un luogo di aggregazione, purtroppo L'Aquila questo qua non lo sta dando più. L'Aquila, come il territorio circostante, rimane un territorio bellissimo dal punto di vista naturale, ma purtroppo la disgregazione sociale è indubbiamente uno dei problemi rilevanti. Per quanto riguarda lo spopolamento, quindi quella che è la mission principale di questa associazione, è in corso in questo momento, è rallentato, aumentato rispetto a 3 anni fa? Ma è in continua crescita. È in continua crescita, io poi ho modo di verificarlo anche per motivi professionali. Ci sono parecchie famiglie aquilane che stanno comprando casa in altri posti, perché hanno preoccupazioni sul fatto che devono far crescere i propri figli in un non luogo, come ad esempio potrebbe essere un centro commerciale che fino a 4 anni fa era un terreno incolto. Certo. Come si può evitare questo spopolamento? Come si può porre un freno almeno? Ma porre un freno cercando di andare incontro alle esigenze, alle richieste, alle problematiche. Cioè la politica, prima di tutto, deve fare un grosso passo avanti. Noi stiamo attraversando un periodo di campagna elettorale, certo, qui all'Aquila. E da parte di tutti i candidati sindaci ci sono dichiarazioni e intenti finalizzati a risolvere le problematiche di qualsiasi tipo. E staremo a vedere, insomma, noi siamo pronti a sederci con il vincitore e far presente quelle che sono le reali problematiche e toccare con mano la reale volontà della politica aquilana a far sì che i propri cittadini vivino e possano vivere un futuro più dignitoso, ecco. Un'ultima domanda, come contattare l'associazione? L'associazione è facilmente contattabile tramite un sito web
basta digitare www.ilcraterecheresiste.it o semplicemente il cratere che resiste su un motore di ricerca. C'è possibilità di iscriversi anche tramite indirizzo email o fax o contattarci tramite telefono, che francamente adesso non ricordo, insomma lo possiamo, il telefonino è pubblicato sul sito. Siamo operativi tutti i pomeriggi feriali, insomma i giorni lavorativi, dalle 15 alle 19 e mediante i servizi internet H24 ovviamente. Grazie.